Parliamo oggi, persiamo, di casa, di bottiglie di plastica. Quelle di solito dove stanno le bibite, tipo l'aranciata, l'arancia amara, la Sprite, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, l'acqua minerale. Cercate sempre le bottiglie più forti, di plastica più forte. Ce ne sono, tra le varie ditte, quelle che le producono meglio, chiaramente. Io non vi posso dire i marchi perché dopo diventa pubblicità. Però voglio parlare di un aspetto di queste bottiglie di plastica che fa anche bene alla natura, mentre ringrazio per tutti i messaggi che stanno arrivando in questo istante. Allora, oltre che fare del bene al regno della natura, potrete risparmiare in tante piccole situazioni. Perché? Perché mettete da parte le bottiglie di plastica vuote e usatele in questo modo. Dovrete tagliare la parte del cono, capovolgere il fusto nel terreno ed avrete, attenzione, un piccolo effetto serra, quindi avrete una piccola serra per proteggere le piantine. Attenzione, il cono che rimane, io vedo molti, me per primo, che prendiamo e lo mettiamo nel secchio dell'immondizia. Assolutamente no, perché se questi coni non si buttano, chiaramente alcuni fra essi, ma si leviga la parte tagliata, che di solito è quella molto spigolosa, pensate un po', potrete usarlo come stampo per biscotti. Quindi una bottiglia da 1,5 litri, facciamo di acqua minerale, tagliata sul cono e capovolta nel terreno, diventa un'ottima serra, un ottimo effetto serra per la piantina. La protegge anche da questo freddo che dovrà ritornare tra qualche giorno. Luigi, grazie del consiglio, un saluto ad Angelina e un saluto ad Elena. Allora, questo primo utilizzo della bottiglia di plastica come serra per la piantina sul vaso che avete sul balcone, magari. Il cono tagliato però non buttatelo, ve lo ricordo ancora una volta, levigatelo, almeno levigate alcuni fra essi e saranno ottimi stampi per biscotti. Ottimi consigli, flash per una casa sempre più utile e affinché, perché no, cominciando a riciclare la plastica per mille usi, non la gettiamo in vano nel secchio della spazzatura. Un saluto da Roberto De Angelis e vi aspetto al prossimo appuntamento.